Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Là, il leader del partito libanese Hezbollah, filo iraniano, sciita. Siamo collegati con Lorenzo Trombetta, che è corrispondente dell'agenzia di stampa ANSA da Beirut. Lorenzo, innanzitutto buon pomeriggio, buon anno e ben rivisto. Che cosa dobbiamo aspettarci, che cosa potrebbe dire Nasrallah questo tardo pomeriggio? Innanzitutto buongiorno a voi e auguri a tutti. Nasrallah userà sicuramente una retorica molto decisa, aggressiva, cercherà con le parole di rispondere all'operazione avvenuta ieri nella roccaforte di Hezbollah, nella periferia sud di Beirut, la capitale del Libano. Difficilmente crediamo che Hezbollah come struttura militare possa rispondere in maniera, diciamo, simmetrica con bombardamenti su città israeliane, come invece è avvenuto ieri sulla capitale libanese. Più probabile che Hamas dal Libano, la struttura che era anche coordinata e comandata da Saleh al-Houri, il numero 2 di Hamas ucciso ieri a Beirut, possa rispondere invece con maggiore intensificazione di razzi e di colpi di artiglieria sempre dal nord, dal sud del Libano verso il nord di Israele. Difficile dire anche le ripercussioni dell'attentato di Kerman in Iran, dove le vittime attualmente, io ne ho un aggiornamento a 80 rispetto all'ultimo di 73, ma comunque siamo in un contesto di aggiornamenti continui e sarà difficilissimo in qualche modo definire la matrice di questo attentato. Si dirà Israele, si dirà l'ISIS, se ne diranno tante, probabilmente nessuno potrà dire con certezza chi è dietro a questo attentato. Scusa Lorenzo, quello che ci stai dipingendo è un allargamento dello scenario del conflitto che abbiamo finora sempre raccontato, insistere sul martoriato territorio di Gaza, e se è così è un allargamento messo in conto da Israele, in qualche modo preventivato, oppure è uno scenario che si può scongiurare? Innanzitutto l'allargamento del conflitto è già in corso, l'abbiamo ripetuto credo anche con voi a novembre, in Libano, in Yemen, col Mar Rosso, bombardamenti continui delle postazioni americane in Iraq e Siria, oggi l'Iran, se guardiamo la cartina geografica siamo in un contesto di allargamento di una guerra calda, perché parliamo di decine di vittime quasi al giorno, soltanto escludendo la striscia di Gaza e senza includere la Cisgiordania. In Libano, mentre vi parlo, sono stati uccisi nuovi miliziani di Hezbollah, si continua a sparare proprio in queste ore. Ecco che l'allargamento del conflitto è già in corso. Forse sono meno rilevanti le notizie che arrivano, perché quantitativamente e anche le immagini sono meno disponibili, ma sicuramente Israele, gli Stati Uniti hanno lo scenario ben chiaro, come lo stesso Iran, gli stessi Hezbollah. Per ora nessuno di questi attori è interessato a un allargamento su vasta scala in maniera esponenziale, perché questo avrebbe delle ripercussioni devastanti, distruttrici, sia per le popolazioni civili ma anche, come ripeto più volte, per la tenuta dei sistemi politici nei vari paesi. Quindi c'è un equilibrio sottile tra mantenere il potere e tenere alta la retorica della minaccia esterna, quale che sia, continuare quindi ad avere un atteggiamento muscolare nella retorica e con le bombe, dall'altra evitare di spingersi troppo oltre. Grazie a Lorenzo Trombetta, buon lavoro e grazie anche per averci aiutato a capire cosa accade in quella parte del mondo. Da qui è sempre